Risparmia il fiato per camminare, pezzente! Buttatemi la mia sella! Porci battuti la mia sella! Questi vacari devono ficcarsi in testa che sul mio treno si paga. No, questa la requisisce la compagnia ferroviaria. Datti da fare, su, aiutami. Più forte il latte di mia madre. Ehi, tiratore da baraccone. Fa attenzione con quella roba. Non voglio incidenti sul mio treno. I miei amici hanno visto il tuo spettacolo a Tusk. Dicono che sei grande con la pistola. È davvero un bel colpo. Non è un colpo solo. Sono quattro. Il tuo biglietto, l'ho visto? Dico a te, il biglietto! Tratta dell'oro, ha sempre fretta il capo. Ah!
L'ico de perro non sbaglia un colpo. Sembra un professionista. Ma così non ci riusciremo mai a raggiungere il confine prima di sera. Sta tranquillo. Faremo così, lasceremo indietro qualcuno di noi come falsa pista. Chi vuoi che rimanga qui a farsi ammazzare? Tu. Io cogno a farmi matare, eh? Sì, tu. Tu con i tuoi uomini. Pistole di precisione. Ehi, perché vuoi liberarti della mia banda? Noi non moriremo per coprirti la fuga. Uno solo spara in quel modo. Falli smettere. Stavamo bene insieme, vero amico? Falli smettere. Nuño, di che smettano. Muchachos, alto al fuego! Martin! So che sei tu, Martin! Vieni fuori! Sono Billy, Billy Kane. Mi stavi cercando da tanto tempo. Può essere la tua grande occasione. I miei uomini non spareranno! Vieni fuori! Vedo con piacere che ti sei messo con dei gentiluomini. Vattene, Billy. Perché questa volta non ti risparmio. Mandami via tu. Paura, maestro? Ammazzami adesso, Billy. È per il tuo bene. Hai ragione. È da principianti lasciare dei testimoni. Non lo faccio mai. Non mi piace avere la faccia sui muri e rischiare che qualcuno mi spari alle spalle per incassare una taglia. Che ne dici, Martin? So benissimo che è solo un pretesto per ammazzarmi. Giuro che se rimango in vita te la farò pagare cara prima o poi. Sei soltanto un vigliacco. Hai paura di me. Avrai modo di rifarti. Prima o poi. Sempre che tu riesca a tenere in mano una pistola. Siamo tutti pronti, Billy. Non dicevi sul serio prima. Veniamo anche noi in Arizona, eh? Ho detto che resti. Se provi a seguirci, ti pianto una pallottola in fronte. Andiamo. Vamos! Vamos! Anda! Ah! 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 Sì!
cabrones! ¡Hijo de perro! ¡La puta que te parió! ¡Compañeros! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! Terra verso un mondo di speranze. Ora dorme un lungo sonno che la pace gli darà. Quando venne il gran momento, lì la sorte lo aspettava, lui che andava al suo destino, da quel treno non tornò. E per Gipsy che ha ballato solamente una stagione, fu la fine senza applausi che un fucile preparò. Quando venne il gran momento, lì la sorte l'aspettava, lei che andava al suo destino, da quel treno non tornò. Sempre unite nel silenzio, resteranno oltre la vita, quelle mani che l'amore di due giovani legò. Adesso, signori, prestatemi tutta la vostra attenzione, perché sto per passare a presentarvi la vera grande esibizione di Ricky Schott. Vedrete il miglior tiratore di tutti i tempi. L'uomo che osò spiccare la catenina d'oro al collo di Jesse James. Il cowboy che riuscì a tagliare la corda che tratteneva sua madre legata al palo della tortura. L'uomo che seppe forare... L'uomo, dicevo, che seppe forare un nichelino lanciato a 1000 passi di distanza. Pronto, campione? Scommettiamo che è più veloce di te. Scommesso. Ora persino i più furiosi tornados. Colui che osa fronteggiare con un solo colpo in canna persino la più sfrenata carica di bisonti. Ecco a voi l'ineguagliabile Ricky Schott. Il grande Ricky Schott al tiro al piatto, ecco, la spara! Grazie, signori, grazie! Ehi, campione! Avevi ragione. Allora, vi offro da bere, ragazzi. Andiamo. Whisky! Peccato che siano pochi questi tiratori. Porci! Maledetti porci! Vigliacchi! Che vorresti dire? Ve ne approfittate perché non posso adoperare una pistola. E allora che vuoi? Ma posso sempre spaccarti la faccia. Ehi, Gary, non lo rompere. Oh.
che fate non è bello. Vai, diavolo! Anche da solo. Ehi, tu, questi per il locale, per quelli che seppelliranno il mio ragazzo là fuori. Dire che sei un tiratore, che trovi subito un furbo che ti impiomba per far vedere che è più bravo di te. Ma non era così qualche anno fa, quando queste mani erano sane. Nessuno osava affrontarmi allora. A dare spettacolo ero io. Ora che ti hanno stecchito la vedette, come farai da solo? Ricomincerò da capo. Certo che è stato un brutto colpo per te. E adesso? Adesso dovrò trovare un altro a cui insegnare i miei giochi con le pistole. Hai un polso fermo, delle dita nervose. Quanto rende il tuo lavoro? Abbastanza per campare. Ti offro il 30%. Voglio il 50. D'accordo, socio. A proposito, non so ancora come ti chiami. Qual è il tuo nome? Ricky. Ricky Shot. Dammi una mano. Ah, c'è un'altra cosa che vorrei sapere. Come te la cavi con le pistole? Abbastanza per campare. Non quasi al centro. Al centro! Riprova. Non ti piacciono i rumori? Devi spiccare la miccia come il gambo di un fiore. È difficile far di meglio con questi ferri vecchi. Ci vuole più concentrazione, ragazzo? Adesso il bersaglio è più vicino, ma più pericoloso.
40 centimetri fra un piede e l'altro. La gamba sinistra indietro di 30 centimetri. Così. Teso quel braccio. Teso! Deve essere un corpo solo con la pistola, come il calcio di un fucile. Pollice all'altezza dell'indice. Metti a fuoco il mirino, non il bersaglio. Spara! Beh, un caso. L'ho sempre detto che le vostre pistole da 6 colpi servono per ammazzare gli indiani, ma per sparare con precisione occorrono queste pistole da duello. Come sapevi che era finta? Perché tu non hai la faccia da suicida. Ehi, da quando in qua fumi i miei sigari tu? Eh? Salve, sceriffo. Salve. Che fate da queste parti? Sto rimettendo a posto un po' i miei attrezzi. Si può avere qualcosa da mettere sotto i denti? Mi dispiace, ma abbiamo terminato tutte le provviste. E un po' di caffè? Quello sì, ne volete una tazza. Ricky, vedo che avete fatto buona caccia. È uno degli evasi di Belltown. Ci è andato da fare per riportarli all'ovile. Li avete presi tutti? No, ce n'è un altro in giro, ma finirò per beccarlo. Qualcosa di caldo fa sempre piacere. Ah, mi dispiace, è solo acqua sporca, ma non abbiamo altro. Tempi duri, eh? Beh, nessuno ci fa più credito e non siamo ancora pronti a dare spettacolo. Neanche per noi è facile. Sono giorni che non riposo in un vero letto per quel quarto evaso. Ma non andrà lontano senza cavallo. A proposito, col vostro mestiere vedete sempre tanta gente. Noi paghiamo bene le informazioni. Se incontrate qualcuna di queste facce, venite da me, a Belltown. A presto. Salve, sceriffo. A presto. Ricky, sei tu l'ultimo evaso, vero? E con questo? I soldi di questa taglia sono proprio il denaro che cerco. Calma, ragazzo. Per me... tu sei solo Ricky Shot. Para. Là, spara. Vieni avanti. Cerco Vigonza. Ehi, Martin. Vieni da questa parte. Ehi. Come va, Martin? Ho saputo che t'hanno stecchito un altro ragazzo. Brutta gente quella. Negli ultimi tempi ne sono apparsi un po' troppi in giro di questi. Secondo me vuol dire che Billy Kane e i suoi stanno tornando dall'Arizona. Secondo te? Vieni. Thank you.
Artista, fammi vedere come spari. Chi è Billy Kane? Quello che ha bucato le mani al tuo capo. Dovresti saperlo, perché credi che Martin ti insegni a sparare. Ha bisogno di un paio di mani sane che uccidano Billy Kane per suo conto. Su, fammi vedere come spari, artista! Senza pubblico mi manca l'ispirazione. Non avrai pubblico quando incontrerai Billy Kane. Ti ucciderà come un cane. Guardati intorno. Questo cimitero l'ha fatto lui. Lui e la sua banda. Sì. È una zona povera questa. Sì, signor. Molto povera. La vita è molto difficile per noi bandidos. Tortiglia. La gente è sempre affamata. Ehi. Anche Billy Kane sa che non ce n'è abbastanza per tutti e due. Devo ficcarlo sottoterra prima che lui ammazzi me. Da solo non ce la farai. Contro uno che spara come Billy Kane, tu... Tu sei una nullità. Ti serve uno come me. Il mio ragazzo. Lui è il solo che può riuscirci con Billy Kane. Sempre che ce la faccia a mantenersi in vita. Ed è difficile, vecchio. Difficile di questi tempi. Perché non ci presti qualche dollaro? Ci servono per mangiare e poi è un buon investimento. Qualche dollaro contro il funerale di Billy Kane. Soltanto pochi dollari. Abbiamo fame di gonza. Non ho bisogno del tuo aiuto io. E nemmeno del tuo ragazzo. Ora tutto è cambiato. E sei un ombra importante. Molto importante. Ho una grande banda. Molte donne e dinero. E il dinero può tutto. Appena Billy Kane mette piede sul mio territorio, saprò io come e dove trovarlo. Sobienas! Dagli un sacco di farina e mandalo via. Qui non si dà niente per niente. Sta a sentire, amico. Se metti questa carta qui in cima, saremo generosi. Avrai anche un barile di polvere. Con queste mani? Hai detto d'aver fame, no? Non hai fortuna, vecchio. Voi sì. Muoviti, Ricky. Ti è andata male? Ho detto di muoverti. Venderemo queste, sono due belle pistole. Penso che non ci farai molti soldi. Beh, quanto basta per vivere.
tu devi mangiare, ragazzo, se non vuoi che ti si appanni la vista e ti tremi la mano. Si spara male a stomaco vuoto. Vai. Signore e signori, quello che vengo a presentarvi oggi è un farmaco portentoso, è il vero, l'unico, magnifico rimedio contro la caduta dei capelli. Il farmaco che ha restituito la capigliatura agli uomini scotennati da toro seduto. Ne ho visti tanti, sono tiratori da barattoli, ma quando si trovano davanti ad un uomo tremano. Andiamo. Attenzione popolo, attenzione! Quando sarete vecchi voi racconterete davanti ai vostri focolari, ai vostri piccoli nipotini, quello che avrete visto oggi qui, nella vostra città, il grande, grandissimo Ricky Shot! Avanti campione, spara! Ecco, e là... Capirai, ho visto gente che con un colpo tagliava le funi. Aspettate, non andate via! Adesso vi prometto un numero sensazionale! Il più grande mai apparso su tutte le terre emerse! Il grande Ricky Shot al tiro al piatto! Ecco, la spara! Cosa facevano quelli che hai visto tu? Grazie, date pure al vostro buon cuore. Noi non ci offendiamo, qualunque sia la cifra. Grazie, grazie signore, non fa niente. Ecco. Grazie. Adesso signori vi chiediamo concentrazione. Un po' di silenzio, vi prego, perché il campione eseguirà il tiro alle carte. Fai girare la ruota, ragazzo. Quattro assi, quattro colpi. Pronto, campione? Vai! Là! Quattro assi, quattro colpi. Tanto vi ho promesso e tanto vi darò. Ferma la ruota, ragazzo. Asso di picche, asso di fiori, asso di quadri e asso di cuori. Ecco qui, vediamo un po'. Tutti quattro al centro. Non ci sono dubbi, come vedete, Grazie, signori. Adesso Ricky Shot, nel ringraziarvi dopo il suo numero, vi offrirà un ultimo sbalorditivo tiro. Sai una cosa? Non hai centrato neanche una, ragazzo. Quanto hai fatto? Quanto basta per tirare avanti due settimane. Continua tu. Salve! Come va, Martin? Ti mantieni bene. Sei sempre in forma. Che cosa vuoi? Devi portarmi da Vigonza. Ho deciso di vendergli Billy Kane. Vattene, Kramer. Non posso farcela da solo. Quando ha saputo che ho piantato la banda, Billy mi ha dato la caccia. Sono tre giorni che mi sta inseguendo. Il mio cavallo è sfinito. Tu invece sei molto cambiato, vero? Su, portami da Vigonza. Ci pagherà bene. Faremo a metà. Vattene! Portami da Vigonza, sporco figlio! Hai mai visto sparare Ricky Shot? Colpisce un uccellino al volo a 20 passi. Se non se ne va di qui, spara! Treno dovevamo cacciarteli negli occhi quei colpi, non nelle mani. È un uomo di Billy Kane? Certo. Allora ha preso parte alla strage del treno. E che te ne importa? Che ne sai tu di quel treno?
ma cosa stai facendo? Prendo il mio 50%. Ma dove vuoi andare? Ricky, aspetta! Ci vediamo dopo. Avanti, gente! Cos'è questo mortorio? Coraggio, pago da bere a tutti! Offro io! Charlie, dammi un whisky. Sei arrivato, Billy Kane. Sapevo che eri vicino. Adesso che ti vedo sto meglio. Posso finire almeno questa? Prendo questa. Va bene. Grazie. Ballate! Su, bevi anche tu. Su, coraggio, bevi. Avanti. Su, ragazzi, avanti, ballate. Musica, ballate! Ci sei anche tu. Campione, se sei venuto per me, è inutile. Billy Kane è arrivato prima. Dov'è andato? Nessuno sa mai dove va quel figlio di cagna. Però arriva sempre al momento giusto. D'acqua. Continuate a ballare! Figlio di vacca! Ho detto di continuare! Non si paga stasera! Ehi, senti. Devi avvertire di cosa. Billy è arrivato solo. I suoi uomini sono ancora oltre il confine. Hanno appuntamento con lui a Tuantepec. Gli uomini non ce la fanno più con Billy e sono pronti a tradirlo. Dì a Bigonza che sono tutti d'accordo e glielo consegneranno su un piatto d'argento. Ti darà del denaro. Eh no. No.
No. Sardanapalus. Sardanapalo. Chi è? Un re antico. La morte di Sardanapalo. E come mai sgozzano tutte quelle femmine? Dicono che le fece ammazzare. Perché non voleva morire solo. Aveva ragione. Aveva ragione. Yonda, vieni avanti. Su, avvicinati. Dopo toccherà a voi. Voglio andare anch'io all'inferno in compagnia. Spara a me, cane, spara. Ehi, hey, Martin. Martin, insegnami a usare questa. Tu stai imparando tiri di precisione. A che ti serve una sei colpi? Per quelli che assaltarono il treno. Credevo di averti trovato per caso, invece sei soltanto un furbo. Hanno fatto fuori tutti i testimoni e io ero il solo che poteva portarti da loro. Tu non sei meglio di me. So che mi hai preso per ammazzarti Billy Kane. E a Tuantepec ci sarà anche lui. Toglitelo dalla testa, non sei ancora pronto. Billy Kane è il miglior tiratore di tutta la frontiera. Non fare l'imbonitore, non diamo spettacolo. Ce l'avrei fatta anche da solo! Spara sempre due colpi. Attendere il risultato del primo può essere fatale. Sparare ad un uomo non è come tirare ad un bersaglio. È la velocità quella che conta, non la precisione. E lascia stare quei giochetti da circo. Adesso metti il pollice sul cane. Ecco, ora alzalo lentamente mentre estrai. Lo vedi? Sei già pronto per il tiro. Spara! Mira sempre al plesso solare. Non sparare mai senza un punto di riferimento. Va bene, ma non ti montare la testa. Ci vuole altro per battere Billy Kane. Guarda come ha staccato questa fondina. Sembra tagliata col rasoio. È il tiro più bello che abbia mai visto in vita mia. Perché non uccisi anche te quel giorno al treno? Eravate amici? Ci conoscevamo. Visto che colpo? Questo è sparare. Vuoi sempre andare a Tuantepec? Sì. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Тихо светит месяц ясный, баюшки-баю. Тихо светит месяц ясный, колыбель твою. Guai in vista. Ombre! Ezechiel, che ne facciamo di questi? Falli scendere. Stacca i cavalli! Bacar! A
A chi sta scritto che è su un gran tirador? Un tirador? Ah, mira come mato è il tirador! E se chiedo che a te, ti gusta la muchacha? No, no, lasciatemi! Cominci a cavartela. Un caso. Mi occupo io delle donne. Si copra, signora. Grazie, signore, grazie. Tutto bene qui? Martin, Richard Martin. Ehi, Betty Star, gambe di velluto. Ne sono passati degli anni. Io e le mie ragazze eravamo in viaggio. Hanno risparmiato soltanto noi. Beh, se volete vi posso accompagnare io fino a Tuante. Bene, un posto vale l'altro. D'accordo, allora. Ricky! Ma lo conosci? Faccio sempre debiti con questo ragazzo, Ricky. Eccoli, Vigonza. Gli uomini di Billy Kane sono arrivati. Come sta, Svigonza? Ce l'avete fatta finalmente. Com'è andata, eh? E gli altri? Ci siamo divisi in gruppi per lasciare l'Arizona, ma prima di sera saranno qui tutti. Ah, bene, bene. È stata dura. Hola, che tal? Billy ci ha tirato addosso anche l'esercito. Ah, Billy Kane. Billy Kane chiede molto e non dà nada. È sloco. Sì. Gli piace il sangue e non il dinero, è smui loco. Venite, venite amico, se mangiate, sedetevi, sedetevi. Ehi tu, la comida por los amigos, è prisa! È il padrone di casa, è lento ma ho scelto la sua casa perché è più vicina a Tuantepec. Sbrigati, la comida por los amigos, raccogli il vaso. Mangiate, vamos amigos. Cogelo! Bueno, Billy Kane ci aspetta al saloon dopo il tramonto. E invece incontrerà te. Che? Devo ammazzarlo io. Io con i miei muchachos. Sì, noi resteremo qui. Forse ce la farete, ma Billy prima ne ucciderà qualcuno e quel qualcuno non sarà dei nostri. Tuantepec è il posto più calmo della frontiera. Lo hanno fondato i quaccheri e la gente è rimasta pacifica. La costruzione della ferrovia ha dato lavoro. Ora c'è abbastanza denaro in giro. Di nulla, Betty. Eccoci arrivati. Oh, finalmente. Vi piace? È meraviglioso. Attenta, qui. Ecco, qui vi potrete rinfrescare. Grazie. Deja a vederlo, cazzo. Tu crees che io dica mentira? E perché con quel soldato? Deja a me! Boom! Disculpe, signor. Mi hai detto che questo era un posto tranquillo. Sì, certo, nel Texas, ma di là c'è il Messico. Il confine passa esattamente qui in mezzo. Oh, ben arrivata, Betty. Tequila o whisky? Disculpa, signor, disculpami. Betty Star, gambe di velluto. Ombre Sanda, è arrivata gamba di velluto.
banda! Sono arrivate anche le ragazze! Vamos, hombres! Vamos! Ricky, e il mio debito? Ripasserò. Sì. E tu? Sei nuova? Che succede? Ligonza ci ha gentilmente mandati a chiamare. Dice che la banda di Billy Kane è arrivata. Tu no. Fai attenzione a questi schifosi. Non preoccuparti, aspettami al passo dell'Aquila. Andiamo. Ehi, amico, perché non mi hai portato il messaggio di Kramer? La parola di un moribondo è sacra. Ha ucciso anche tre dei nostri. Puoi guadagnare del dinero. Perché no? Certo. Vigonza, che ne facciamo di questo? Lasciami andare. Vuole andarsene. Ah, lascialo. Gracias. Muchas gracias, señor. Se parla. Esto es mucho dinero. Ho bisogno di te per ammazzare Billy Kane. Continua. Tu fagli voltare le spalle e noi spareremo tutti insieme. Se non muore sul colpo, è lui che ammazza noi. Il fiammifero sarà il segnale, eh? Sotto con qualche cosa di allegro. Ricky, stai bevendo da solo? C'è questo per i clienti speciali come te. Sai, sarà una gran brutta serata, lo sento nell'aria. Vigonza, ti stai mettendo nei guai, Ricky. Penso io agli altri. Avanti! Le donne, via! Muovetevi, forza! Anche tu, svegliati! Avanti, via, via! Vamos, rapido! Alza. Andiamo, brighiamoci! Via! Sta attento, Ricky. Vattene. Musica! Whisky, madame. Sei tu Billy Kane? E allora? Mi hanno dato questi per ucciderti.
molto divertente. I tuoi ti hanno venduto a Vigonza. E lui ha messo te come specchietto. Accenderò un fiammifero. Spareranno. Uno è seduto al tavolo. Quattro sono quelli là. E Vigonza è dietro al piano. Ne vedo la punta dello stivale. Conosci la tastiera? Dalla parte delle note alte. Puoi farne fuori uno? Due. Quello al tavolo e quello col boncio. Ora! Conti male. Dai, suona. Che vuoi da me? Che mi aiuti a tornare al mio ranch. Mi trovavo su quel treno che tu hai assaltato. Ma non avevo pagato il biglietto. E mi buttarono giù. Trovarono il mio coltello nella pancia del capotreno. Il giudice mi ha dato 30 anni. Come sei uscito? Hanno organizzato una fuga e ne ho approfittato. C'è una taglia sulla mia testa. Voglio uno della tua banda che testimoni che non ero con voi. È l'unico modo per provare la mia innocenza. E tu vuoi me? Non ci ho mai pensato. Mi basta uno dei tuoi. D'accordo. Quello va ad avvertire gli altri. Marty. Sai già cos'è successo? Sì, Betty, purtroppo. Ho visto tutto. Sei molto deluso, vero? Era un ragazzo svelto e avrebbe... avrebbe potuto anche vendicarmi. Ma aveva buoni motivi per agire così. Thank you.
Allora, è morto Billy. Dimmi quale preferisci. Vuoi Clem? È un chiacchierone. Può farti compagnia durante il viaggio. Forse Doc è meglio. Ti può cavare un dente o curarti una piaga. O preferisci lo sporco? Puzza, ma è tanto buono. Non ucciderebbe un pidocchio. Per questo ne è pieno dalla testa ai piedi. Vero, sporco? C'è anche Sammy, il bastardo. Lo volevano linciare. Perché si era messo con una di 10 anni. Ma capo, ne dimostrava 12. Uno di voi andrà con il mio amico dallo sceriffo. Forse finirà impiccato. Ma devo pagare un debito. Quale vuoi scegliere? Uno qualsiasi. Basta che parli. Se non parla per te, ha finito di parlare. Allora scelgo io. Billy, non ce la facevamo più. Tu prendevi la metà e noi invece... Fai il portavoce del popolo, eh? Doc! Un momento, Billy, io non volevo... Mettiti lì! Stud, il bello. Pensi solo... alle donne. Avanti, sbrigati. E anche tu. Voi no, vi siete battuti per una nobile causa, ma è andata male. Chi alza la carta più bassa andrà con il mio amico. Adesso siamo pari, amico. Preparate i cavalli. Andiamo in paese. Che hai in testa? Volevate del denaro? Lo prenderemo. Domani all'alba. A Tuantepec. Thank you.
Sei stato tu a sparare? Sì, un coyote. Questo è Nugno. Lo so, lo conosco. Martin, ero anch'io su quel treno. Sì, l'ho saputo. Quando parti? All'alba. Appena l'avrò consegnata allo sceriffo, ritorno al ranch dai miei vecchi. Pianta tutto e vieni con me. Non mi piacciono le pantofole. Sto molto meglio con i miei vecchi stivali. Sei stato un buon maestro. Un buon maestro non insegna ad uccidere. Poteva ammazzarti, Billy Kane. No, Martin, non ho mai pensato di affrontarlo. È un affare che riguarda solo te e lui. A domani. No, Ricky, lascia stare, è meglio di no. Tieni. Martin. Ehi, Martin. Ehi, sceriffo. Lo riconosci? È là fuori che t'aspetta. Bene, siamo pronti. Eccomi, Billy Kane!
Sono lontani i bei tempi, Martin. Anche la vista non ti regge più. Ricarica. Coraggio. Stanno dietro alle finestre. Non spareranno, è gente pacifica. Attenti, c'è sempre qualche testa calda. Sono finiti. Dammi la chiave. Bravo, non mio. Sbrighiamoci.
Si è incontrato con Billy. Voleva vendicarsi a tutti i costi. Doveva farlo. Tutte le volte che Billy uccideva era come se fosse lui a premere il grilletto. Primo premio. Richard Martin e Billy Kane. Gara di tiro, Fiera di Dallas, 1876. L'hanno vinta quando davano spettacoli insieme. Erano eccezionali. Poi Billy capì che si guadagnava meglio con i treni e le banche e se ne andò via. Erano molto amici. Erano come fratelli. È stato Martin ad insegnargli come sparare. L'aveva costruito lui, ma quando Billy divenne un bandito, giurò di distruggerlo. Lasciali perdere, Ricky, o ammazzeranno anche te. Vado a prendere i cavalli. Attento, c'è gente nel... Billy! Billy Kane! Ho ammazzato il gringo! Aiutami! È Nugno. Chiama ancora. E cerca di essere più convincente. Lasciami andare, mi ucciderà. Billy! Billy Kane! Aiutami, Billy! Hijo de puta! Aiuto! Aiuto! Che cosa vuole? Quel bastardo se l'è cavata. Sta zitto, idiota. Billy! Sono ferito! Datemi una mano! Aiutami, Billy! Questa è una trappola. Una nuova trovata del mio amico. Che cosa vuole? Me. Aiutami! Stavolta ha finito di farsi i fatti degli altri. Sono ferito! Datemi una mano! Non posso muovermi! Billy! Billy Kane! Manda qualcuno ad aiutarmi! Quell'ico de perro mi ha obbligato. Dov'è ora? Mi ha costretto a chiamarti. Dov'è? Lì, stava lì. Billy, anche tu sei un ico de puta. Peccato! Non è rimasto nessuno che possa provare la tua innocenza. Ehi, Ricky! Dovevi andartene finché eri in tempo a farlo. Dovevi andartene! I tipi come te pare che si divertano a farsi ammazzare! Va bene. Usciremo appena l'acqua sarà finita.
E allora? Ero certo che non saresti venuto fuori. Volevo risparmiarmi la fatica. Ho capito. Devo venirti a prendere. Posso sempre farla finita con te quando voglio. Sta a vedere! Avevi mai visto vincere una partita togliendo il re senza toccare gli altri pezzi? Anch'io sono allievo di Marti. Conosco tutto quello che ha insegnato a te. E me l'ha insegnato per ucciderti. Billy Kane.
me l'ha insegnato per ucciderti, Billy Kane. Addio, Betty. Che cosa farai adesso? Continuerai a fuggire? Non mi resta altro. Non ho più testimoni. Qual è il tuo vero nome, Ricky Shott? Philip Raymond. No, Philip Raymond è morto insieme agli altri. Dirò allo sceriffo che l'ha ucciso Ricky Shott. Uno straniero. Addio.